Ok, salve a tutti, io sono Francesco Leotta, sarò il vostro esercitatore per il corso di basi di dati. In particolare cominciamo oggi con un'esercitazione sull'algebra relazionale, se non riusciamo a finirla poi la continuiamo la prossima volta. Allora, per quanto riguarda il materiale delle esercitazioni lo metto sul mio sito che è www.diag.uniroma1.it/tildeleotta, invece che tilde catarci, tilde leotta. Sulla sinistra trovate il link al corso di basi di dati. In questa pagina trovate anche le indicazioni per il ricevimento. Non ho un orario di ricevimento, quindi se volete venire mi scrivete un'email e vi fisso un appuntamento. E oltre al materiale delle lezioni trovate anche un po' di materiale sugli esami degli anni passati, quindi ci sono tutti gli esami degli anni passati, almeno una parte degli esami, l'altra parte degli esami la trovate sul sito del dottor Marrella. Poi non so se la professoressa ve l'aveva già detto, ma altro materiale interessante lo potete trovare sul sito del corso di ingegneria informatica che è tenuto dal professor Lenzerini. Troverete in media degli esami leggermente più complessi di quelli che diamo a ingegneria gestionale, però comunque sono un buon banco di prova, quindi vi consiglio di andare a dare un'occhiata. Allora, con la professoressa Catarci avete visto l'algebra relazionale. Cos'è l'algebra relazionale? L'algebra relazionale è un linguaggio di interrogazioni per database relazionali. In particolare poi non è un linguaggio utilizzato nella realtà, perché poi nella realtà sui DBMS supportano SQL. SQL è un'estensione dell'algebra relazionale, però l'algebra relazionale è importante in generale per capire il meccanismo che sta dietro a questi linguaggi di interrogazione. Poi rispetto all'algebra relazionale, SQL c'ha alcune differenze che andremo a vedere. L'algebra relazionale lavora sul concetto insiemistico di relazione. SQL non lavora sul concetto insiemistico di relazione. Perché non lavora sul concetto insiemistico di relazione? Perché il concetto di insieme, nel senso di un gruppo di righe in cui non ci sono duplicati, è una cosa costosa da calcolare se avete una base di dati grande. Perché è costosa? Perché se avete un risultato e dovete andare a togliere tutti quanti i duplicati, dovete prima fare un ordinamento. L'ordinamento è in generale un'operazione molto costosa in informatica e lo è soprattutto per le mole di dati che ci stanno all'interno delle basi di dati. E poi dopo aver fatto l'ordinamento potete procedere all'eliminazione dei duplicati. Quindi di default SQL non elimina i duplicati, come invece avete visto con l'algebra relazionale. Nell'algebra relazionale voi sapete che se ci stanno delle righe duplicate ne ritrovate una soltanto in algebra relazionale. Poi SQL in generale estende l'algebra relazionale con altri operatori aggregati. E come ultima cosa, l'algebra relazionale è completamente procedurale, cioè l'algebra relazionale viene valutata esattamente come nel modo in cui voi scrivete la query. Quindi se voi utilizzate una determinata precedenza all'interno della vostra query, quella query sarà eseguita esattamente seguendo quell'insieme di passi. Invece in SQL abbiamo un oggetto che si chiama Query Engine che si occupa del riorganizzare le vostre query in modo da renderle il più veloce possibile. Comunque queste qua sono tutte differenze che andremo a vedere più in là. Intanto appuntatele perché classica domanda all'esame, qual è la differenza tra l'algebra relazionale e SQL? Queste sono alcune delle differenze che ci stanno. Allora, facciamo, prima di guardare le soluzioni degli esercizi, ricapitoliamo tutti quanti gli operatori che ci abbiamo. Allora, con la professoressa Catarci avete visto che in algebra relazionale ci stanno degli operatori unari e degli operatori binari. Operatori binari sono gli operatori insiemistici, quindi ci abbiamo unione, intersezione e differenza. Operatore binario è anche l'operatore di ridenominazione RO, in cui si ha una relazione 1 con una serie di ridenominazioni dei campi e una relazione R2 che viene ridenominata. Abbiamo poi
l'operatore di proiezione pi greco, abbiamo l'operatore di selezione, in cui qui abbiamo una condizione booleana e qui abbiamo una relazione, abbiamo l'operatore di divisione, che diciamo che è un altro tipo di operatore insiemistico, anche se concettualmente leggermente più complesso, abbiamo il prodotto cartesiano classico, poi abbiamo i vari tipi di join, in particolare abbiamo theta join, anche detto theta condizionale, equi join e natural join. In realtà che cosa va aggiunge il join rispetto semplicemente ad ad un prodotto cartesiano più una selezione? Perché alla fine quello fa il join, cioè applica un prodotto cartesiano e ci applica una selezione sopra. Che va aggiunge sopra? Va aggiunge alcune capacità di eliminazione dei campi, cioè per esempio nell'equijoin, se voi fate un equijoin su due campi, avete che nel risultato ci sarà soltanto uno dei due, una cosa che nel prodotto cartesiano più selezione non ci sta, che quindi dovete poi dovete aggiungere una proiezione. Quindi ricordate sempre che gli operatori di natural join altro non sono che degli operatori di prodotto cartesiano a cui è stata applicata una soluzione, una selezione. Questo è valido in algebra relazionale come è valido in SQL. In SQL vedrete che ci stanno modi di fare join esplicito e poi ci stanno modi di fare join che sono semplicemente dei prodotti cartesiani con la selezione sopra. Pare di non avere dimenticato nessun operatore. Ora andiamo a vedere la soluzione all'esercizio che vi aveva lasciato la professoressa. Allora, l'esercizio è trovare le matricole dei capi i cui impiegati guadagnano tutti più di 40 milioni. Le relazioni sono la relazione impiegati con matricola che funge da chiave primaria, nome, età e stipendio, e supervisione che è una relazione che insiste due volte su impiegati, in particolare ci sta una colonna impiegato che fa riferimento a matricola e una colonna capo che fa anche essa stessa riferimento a matricola. Quindi l'esercizio è trovare le matricole dei capi cui impiegati guadagnano tutti più di 40 milioni. Ora, questa è una cosa che vale sia per l'algebra relazionale che per l'SQL. SQL e algebra relazionale non permettono di calcolare immediatamente direttamente delle proprietà assolute come tutti o nessuno. In generale bisogna sempre ragionare al contrario. Quindi nella maggior parte dei casi, quando trovate ad esempio tutti, quello che dovete fare è ragionare al contrario, cioè in questo caso andarvi prima a calcolare quelli che sono gli impiegati che guadagnano meno di 40 milioni e poi andare a trovare i capi di questi impiegati e sottrarli all'insieme dei capi totali. Questa è una cosa che è sempre valida, imparate a ragionare al contrario. Se ci stanno cose come tutti o nessuno, provate a riscrivere la frase in negativo. Quindi in questo caso è trovare le matricole dei capi i cui impiegati guadagnano tutti più di 40 milioni. Diventa trovare le matricole dei capi che non hanno nessun impiegato che guadagna meno di 40 milioni. Questo è un esercizio che poi vi viene naturale, però considerate che lo vedremo bene soprattutto nell'esercitazione su SQL. Però considerate che questo è il tipo di ragionamento che dovete fare. Avevate già provato a farla prima dell'intervallo? Ok, quindi faccio vedere la soluzione così come è riportata sulle slide, poi mi dite se vi siete inventati qualcosa di differente. Quindi, come vi dicevo, in questo caso che cosa si è fatto? Si è fatta una selezione sugli impiegati che guadagnano meno o uguale a 40 milioni. Si è fatto a questo punto un join, questo è un equijoin, con la tabella supervisione e si è estratta la colonna capo.
tramite l'operazione di proiezione. A questo punto, che cosa ci abbiamo se non consideriamo la prima riga? Se non consideriamo la prima riga, quello che ci abbiamo è praticamente l'insieme dei capi che hanno qualche impiegato che guadagna meno di 40. Non tutti, qualche. Qualche impiegato minore di 40. Quali saranno le matricole dei capi degli impiegati che guadagnano tutti più di 40 milioni? Sono i capi che non stanno in questo insieme, per forza di cose. Quindi per ottenere il risultato quello che facciamo è che prendiamo tutti i capi dalla tabella supervisione e sottraiamo a questo insieme l'insieme dei capi che hanno almeno un impiegato che guadagna meno di 40 milioni. Che qualcuno ha provato a farla diversamente? Ok, un dubbio che potrebbe venire immediato con questa query è se la posso fare con una divisione. La risposta è no. Fatevi qualche ragionamento mentale e vedrete che non si può fare con la, non si può fare con la divisione. Allora, questo mi ha detto la professoressa che è un esercizio simile a un altro esercizio che avete fatto, anche se c'ha una qualche differenza, è trovare gli impiegati che guadagnano più del proprio capo, mostrando matricola, nome e stipendio dell'impiegato e del capo. Proviamo a ragionare insieme a come fare questa cosa. Probabilmente vi dovrete andare a confrontare, diciamo, righe capo e righe impiegato, tendenzialmente. Quindi quello di cui avrete bisogno è sicuramente di due copie di impiegato, in cui andate a confrontare gli stipendi dell'impiegato e del capo. Però queste due copie come le mettete assieme? Le mettete assieme tramite la tabella supervisione, perché ovviamente dovete essere sicuri che le righe della tabella impiegati che state considerando corrispondono una a un impiegato ed una a un capo. Quindi provate a risolverla in 5 minuti e poi guardiamo la soluzione. Ok, prima di guardare la soluzione all'esercizio 6, torniamo sull'esercizio 5, visto che una vostra collega me l'ha chiesto, perché non si può fare la divisione? Allora, come la fareste la divisione qua? La divisione qua voi la fareste facendo una selezione, invece che su stipendio minore o uguale a 40, su stipendio maggiore di 40 e poi dividereste. A grandi linee fareste questo. Però qui la differenza è sottile, perché se fate questo tipo di divisione, quello che trovate sono le matricole dei capi che hanno sotto di loro tutti gli impiegati che guadagnano più di 40 milioni. La richiesta è leggermente differente, cioè la richiesta è trovare le matricole dei capi cui impiegati guadagnano tutti più di 40 milioni. Quindi diciamo che la società ha 10 impiegati che guadagnano più di 40 milioni, in questo caso basta anche un supervisore che ha soltanto un impiegato sotto di sé ma che guadagna più di 40 milioni per entrare nel risultato finale. Se fate la divisione, entreranno nel risultato finale soltanto i capi che hanno sotto di loro tutti quanti gli impiegati che guadagnano, tutti e 10 gli impiegati che guadagnano più di 40 milioni. Quindi questa è una differenza sottile ma importante, non è una cosa banale, quindi ragionateci sopra. Ora andiamo a vedere la soluzione proposta per l'esercizio 6. Quindi che cosa si fa qua? Cerchiamo di leggere la query dall'interno verso l'esterno. La query più interna, che è quella che vediamo sotto, diciamo che ci sono due query allo stesso livello, sono il join tra supervisione e impiegati e poi il join tra la copia di impiegati e questa relazione. Sono, diciamo, allo stesso livello. Cioè allo stesso livello si sta calcolando il join e si sta creando una copia di impiegati. Una copia di impiegati a cui per ovvie ragioni stiamo modificando tutti quanti i nomi, perché altrimenti vanno in conflitto col risultato dell'altra query. Quindi, che succede? Sotto ci abbiamo
sotto ci abbiamo gli impiegati che sono effettivamente impiegati. E sopra ci abbiamo un join che rispetto a questa tabella mette in corrispondenza agli impiegati dell'ultima relazione che abbiamo calcolato, mette in corrispondenza i loro capi. Perché che succede? Sotto calcolo gli impiegati, perché so che sono degli impiegati? So che sono degli impiegati perché ho fatto il join e la loro matricola era nella colonna impiegato della relazione supervisione. A questo punto ho una copia di impiegati. Questa copia di impiegati la metto in join con quest'altra relazione che mi sono calcolato, però questa volta metto in relazione la matrice C, che è la ridenominazione di matricola, con il capo. Quindi che cosa ci avrò? Ci avrò due tabelle, ci avrò una relazione che è fatta da tutti i campi della relazione impiegato che sono relativi al capo e tutti i campi della relazione impiegato che sono relativi invece proprio all'impiegato, cioè al dipendente, al sottoposto. A questo punto, come faccio a ottenere quello che mi serve? La richiesta è trovare gli impiegati che guadagnano più del proprio capo, mostrando matricola, nome e stipendio dell'impiegato e dello sfortunato capo. Quindi, che si fa? Su questa relazione, a questo punto, applichiamo una selezione, dicendo che stipendio, che è lo stipendio dell'impiegato, perché è quello che non è stato ridenominato, deve essere maggiore di stip C. Stip C, invece, è la ridenominazione del campo stipendio che è relativo ai capi. A questo punto, per completare, ho bisogno di estrarre da questo risultato non tutti quanti i campi, perché non ho bisogno dell'età, in particolare dell'età, perché è l'unico campo che non viene preso. Quindi faccio una proiezione su matricola, nome e stipendio, che sono dell'impiegato, e matrice C, nom C e stip C, che invece sono del capo. Questo è un modo di fare abbastanza classico. Diciamo che quello che vi consiglio è, allora, gli esercizi, qui lo dico e qui lo nego, certo poi sono registrato su YouTube, quindi c'è poco da negare, però gli esercizi all'esame sono più o meno tutti gli stessi. Cioè sono tutti uguali, cambiano le relazioni, però la questione è che dovete essere in grado di riconoscere dei pattern che avete già visto durante le esercitazioni e di applicarli a un altro caso. Ma in generale, cioè, gli esercizi, cioè, ma questo non vale soltanto per gli esercizi d'esame, vale anche per le query. Cioè, chi lavora su database cioè, ha dei suoi casi in testa e più o meno applica sempre quei casi. Vi ho parlato prima della questione dei tutti, che solitamente si risolve sempre al contrario, ma questa è un'altra cosa. Questa ci abbiamo, classico caso di una relazione che è supervisione, che insiste due volte sulla stessa relazione che è impiegato, e dovete fare un qualche confronto tra righe in questa relazione. E questi vengono fatti tutti quanti in questa maniera. È chiara la soluzione di questo? Ok, se è chiaro passiamo all'esercitazione vera e propria. Questo era per concludere, diciamo, il blocco di slide che era relativa all'algebra relazionale. Ora, esercitazioni sull'algebra relazionale le facciamo tutte quante alla lavagna, poi la professoressa ve l'avrà detto, quando passiamo a SQL facciamo una parte di esercizi alla lavagna e poi facciamo una parte col computer. Purtroppo, visto che siete tanti, non si possono utilizzare laboratori e dovete portare il vostro computer, vi al momento giusto vi dirò che cosa scaricare e che cosa installare. Provate il più possibile a seguire queste istruzioni a casa, perché se poi dobbiamo fare l'installazione e la dobbiamo fare in aula, ritardiamo tanto con l'inizio dell'esercitazione. Ok. Allora, diciamo che abbiamo, per l'esercitazione abbiamo due esercizi divisi in sottoesercizi. L'esercizio 1, diciamo che sono cose un pochettino più semplici, l'esercizio 2 è un po' più complesso. Comunque, per tutti questi esercizi andiamo a considerare la stessa base dati relazionale fatta da tre relazioni, che sono fornitori, pezzi e catalogo. Fornitori ha una chiave primaria feed, sarebbe ID fornitore, che è un intero, poi ci sta un campo fnome, che è il nome, e un indirizzo. I pezzi hanno un campo PID, che è la chiave primaria, anche esso un intero,
Pinome che è una stringa e colore che è una stringa. Catalogo è una relazione associativa, poi quando faremo la progettazione concettuale capirete da che nascono fuori queste relazioni. Comunque associa ad un fornitore, un prodotto e il prezzo a cui lo vende. Quindi la chiave primaria è fatta assieme da FED e PED, quindi una chiave primaria composta, e inoltre c'ha un costo. Ora, un'altra, sempre parlando di quei pattern di cui vi dicevo prima, una cosa importante nelle basi dati è riuscire a distinguere quando si parla di categorie e quando si parla di elementi specifici. Vi spiego, in questo caso si parla di pezzi. Quando voi parlate di pezzi, potete o parlare, che so, facciamo un esempio con i jeans, diciamo un pezzo può essere il 501 della Levi's, ok? E parlo in generale di pezzo come il 501 della Levi's. In altri casi il pezzo può essere questo 501 della Levi's. Questa è una cosa importante quando andate a risolvere gli esami. Soprattutto nella progettazione concettuale, bisogna riuscire a distinguere i casi in cui si parla della categoria generica e casi in cui si parla dell'istanza di quella categoria. In questo caso, poiché si parla di catalogo, non si parla di questo specifico jeans, ma si parla del Levi's 501 in generale. Cioè abbiamo un fornitore che sul Levi's 501 applica questo determinato prezzo. Questa è una cosa che confonde gli studenti in diversi compiti, diciamo, e soprattutto rispetto al fatto, solo che è un po' presto per introdurvi questo concetto, diciamo che c'avete una relazione che lega come in questo caso avete una relazione catalogo che lega un pezzo a un fornitore. Ora, questa cosa che vi ho detto sui pezzi è una cosa che qua si capisce esattamente dalla relazione catalogo. Perché si capisce dalla relazione catalogo? Perché io non ci posso avere la stessa coppia FID-PID due volte. Quindi io non posso avere un prezzo differente per diversi, che so, diciamo che c'è un 501 fallato e lo vendo di meno di un 501 normale. Che in questo caso c'è una relazione catalogo che ha come chiave l'FED e il PED. Ok, passiamo agli esercizi. Allora, il primo esercizio è trovare i nomi dei fornitori che forniscono pezzi rossi, cioè che hanno pezzi rossi nel catalogo. Questo è abbastanza semplice, prendetevi 2-3 minuti per ragionarci, poi guardiamo la soluzione. Quindi che ci abbiamo? Trovare i nomi dei fornitori che forniscono pezzi rossi. Come viene fatta questa cosa? Come vi diceva prima la professoressa, conviene sempre ragionare, cioè risolvere dei piccoli problemi per volta. Innanzitutto si parla di pezzi rossi. Quindi qual è la query più interna qua? Qual è la query che viene calcolata prima? Quale? Calcolo dei pezzi rossi, quindi la selezione colore uguale al rosso su pezzi. Ve ne accorgete dall'ordine delle parentesi. Quindi che viene fatto? Viene calcolato tutto quanto l'insieme dei pezzi di colore rosso. Viene fatta una proiezione sul PID. Queste proiezioni nell'algebra relazionale conviene farle perché a volte magari uno si ritrova poi dei campi che deve ridenominare, quindi conviene portarsi dietro soltanto i campi che ci servono effettivamente. Quindi viene fatta una proiezione sul PID, quindi avremo una relazione che contiene una sola colonna con i PID dei pezzi rossi. A questo punto si fa un natural join su catalogo, possiamo fare il natural join perché in catalogo il PID ha lo stesso nome, cioè PID-PID. Quindi quello che verrà fuori è l'insieme delle righe del catalogo che contengono i pezzi di colore rosso. Questo non ci basta perché avendo le righe del catalogo l'unica cosa che noi abbiamo è l'identificativo del fornitore.
Quindi, poiché la query chiede di trovare i nomi dei fornitori che forniscono pezzi rossi, abbiamo bisogno di un ulteriore natural join, questa volta con la tabella fornitori. A questo punto, ricominciando, abbiamo prima calcolato i pezzi rossi, poi abbiamo calcolato le righe della tabella della relazione catalogo. Scusate se dico tabella qualche volta, nell'algebra relazionale si parla di relazioni, e che poi coincide col concetto di tabelle in SQL con le dovute differenze, però diciamo in algebra relazionale si parla di relazioni. A questo punto abbiamo la lista delle righe della relazione in cui ci stanno pezzi, parla di pezzi di colore rosso, facciamo un join con fornitori, proiettiamo sul nome e abbiamo i nomi dei fornitori che forniscono un qualche pezzo rosso. Considerate che poiché un fornitore a catalogo ci può avere più di un pezzo rosso, ovviamente tendenzialmente uno estrarrà più righe, però queste più righe alla fine, quando si va a fare la proiezione su FID, verranno tutte quante eliminate, perché fate la proiezione su FID, trovate delle righe con lo stesso FID che vengono compresse e vi ritrovate uno specifico FID una volta sola. Perché siamo in algebra relazionale? In SQL non funzionerebbe così, in SQL questa cosa va chiesta esplicitamente, cioè di eliminare i duplicati. Qui si dice nel callout che le proiezioni su FID e PID sono ridondanti e che, ora, migliorano la leggibilità, mi sembra una dichiarazione forte, però io la vedo così, diciamo, conviene fare delle proiezioni interne perché uno potrebbe pentirsene dopo in quanto poi serve ridenominare. Considerate che a un certo punto di vista, quando vedete SQL è più leggibile, SQL è più dichiarativo, è più discorsivo. Diciamo che l'algebra relazionale, essendo un linguaggio di tipo logico, è anche un attimino più esoterico nella lettura, non è proprio di immediata lettura, mentre SQL è molto più semplice da leggere. Secondo esercizio, trovare gli FID dei fornitori che forniscono pezzi rossi o pezzi verdi. Diciamola in maniera differente perché così potrebbe non capirsi. Pezzi rossi o pezzi verdi vuol dire che o ci hanno qualche pezzo rosso, o ci hanno qualche pezzo verde, o ci hanno qualche pezzo rosso e qualche pezzo verde. Questo vuol dire, è un OR logico, diciamo. L'O va considerato come OR logico, non è un O esclusivo. Questo tenetelo a mente, solitamente in queste query quando ci sta un O è un OR logico. L'OR logico quindi c'ha... avete fatto qualche cosa di logica booleana? Sì, con la professoressa avete sicuramente fatto. Però, insomma, l'OR è vero se è vera la prima, se è vera la seconda, se sono vere entrambe. Quindi l'O in questo caso c'ha il senso che vi ho detto. Prendetevi 2 minuti per fare la query. Allora, vediamo la soluzione di questo. La soluzione è abbastanza semplice. Che la condizione, che poi un po' potevate aspettarlo perché prima ho fatto quel discorso sull'OR logico, quindi quello che succede è che la condizione sulla selezione non è più colore uguale a rosso, ma è colore uguale a rosso o colore uguale a verde. In questa slide c'è un errore perché l'OR logico non viene fatto con la U ma viene fatto con la V, l'avete visto con la professoressa, diciamo è passabile come errore, però è un'imprecisione. Poi qui rispetto all'esercizio precedente non ci abbiamo il join con fornitori perché la richiesta è di trovare i feed dei fornitori e non gli fnome dei fornitori. Quindi ci fermiamo, diciamo, rispetto a questa qua che ha un join con fornitore, una proiezione su fnome, qua ci fermiamo prima. Quindi l'unica cosa che cambia è praticamente la condizione sulla selezione. Una domanda interessante, una delle vostre colleghe, una vostra collega mi ha chiesto se non conviene in alcuni casi utilizzare, invece di fare la selezione, semplicemente di utilizzare la condizione di selezione come condizione del join.
La risposta è, per brevità, sì. Si tende ad utilizzare come condizione del join soltanto condizioni che interessano chiavi primarie, ma è più una questione di eleganza che altro. Tendenzialmente sì, la condizione di selezione può finire anche nel join. Allora, terzo esercizio, trovare gli FD dei fornitori che forniscono pezzi rossi o si trovano in via Cavour. Questo è già più interessante come soluzione. Prendetevi qualche minuto. Allora, qui la soluzione è forse la più semplice da capire. Diciamo che vengono, sempre considerando l'O come OR logico, viene utilizzato l'unione e vengono calcolati separatamente i risultati che sono relativi ai pezzi rossi e i risultati che sono relativi ai fornitori che stanno in via Cavour. Quindi che cosa viene fatto? Ci abbiamo sopra la creazione di una relazione R1 tramite l'operatore di ridenominazione che è ottenuta dal join tra catalogo e i pezzi rossi, così come abbiamo fatto prima, e poi le proiezioni a ottenere gli FD, quindi esattamente quello che abbiamo fatto prima, al netto del join con i fornitori. Poi abbiamo la creazione di una relazione. Queste relazioni create così sono simili a quelle che poi in SQL sono le viste. Creiamo una relazione R2 che è ottenuta filtrando, quindi applicando l'operatore di selezione alla tabella alla relazione fornitori e poi proiettando su FD. A questo punto si fa l'unione tra R1 ed R2. Cose interessanti rispetto a questa soluzione. Beh, innanzitutto il fatto che avete proiettato in entrambi i casi su FD, perché poi dovete fare l'unione. Ricordatevi che quando fate l'unione, o comunque quando applicate gli operatori insiemistici, ci dovete avere concordanza dei tipi di dato nei campi, diciamo. Diciamo che i campi dovrebbero parlare della stessa cosa. Poi si possono chiamare anche in maniera diversa, però devono almeno parlare della stessa cosa. In questo caso abbiamo, sia su R1 che su R2, estraiamo gli FD dei fornitori. Nel primo caso gli FD dei fornitori che forniscono prodotti di colore rosso, nel secondo caso dei fornitori che stanno in via Cavour. Facciamo l'unione e anche se un fornitore sta in entrambe le categorie, cioè sta in via Cavour e fornisce pezzi rossi, alla fine si troverà nel risultato una volta sola. Qualcuno di voi l'ha fatta diversamente questa qua si poteva fare anche senza l'unione. Ok, come l'hai fatta tu? Io ho messo la V sull'indirizzo e il colore. Ma hai fatto il join anche con fornitori? Hai fatto il join anche con fornitori e poi hai fatto una selezione esterna, giusto? Ok. Corretto, questa è la soluzione a cui mi riferivo. Quindi praticamente l'altra soluzione era fare pezzi, natural join su catalogo, poi natural join su fornitori, sono andato troppo in alto. A questo punto qui ci abbiamo una selezione fatta con colore uguale a rosso oppure indirizzo uguale a Cavour. E a questo punto tutto questo proiettato, sai che sono fuori? No, proiettato su FNome, su FD, scusate. Quindi in questo caso, era questa la soluzione?
Vabbè, non ottengo risposta, ma penso di sì. Comunque in questo caso, come vedete, scusate la scrittura, semplicemente quello che abbiamo fatto è ritardare la selezione a dopo il join con fornitori, perché a questo punto ci abbiamo tutte le informazioni per filtrare tramite LOR. Come vedete, questa è una cosa generale, ci stanno diversi modi per risolvere una query. Diciamo che SQL è leggermente, vi direi che è leggermente più vincolato, ma in algebra relazionale veramente ci stanno mille modi differenti di risolvere una query nella maniera corretta. Trovare gli FAD dei fornitori che forniscono pezzi rossi e pezzi verdi, quindi che hanno sia pezzi rossi che pezzi verdi a catalogo. Questa qua, visto che stiamo andando un po' lunghi, non ve la faccio risolvere, vi faccio soltanto qualche domanda. In questo caso ovviamente non si usa l'unione, ma si usa l'intersezione, ovvio. Quindi la stessa soluzione di prima fatta con l'intersezione. Ma la domanda, posso fare la stessa soluzione secondaria che ho fatto qua dietro? Nel caso dell'intersezione? Cioè, la soluzione che proponiamo qua è quella con l'intersezione al posto dell'unione, facile. Ma posso fare la stessa cosa che ho qua dietro? Sì. Sì, tendenzialmente posso fare... Posso... No, non posso farlo. No, non posso farla perché mi si richiederebbe di avere che un pezzo è sia rosso sia verde allo stesso momento. Quindi la cosa non mi viene. Cioè, se voi provate a mettere come condizione colore uguale a rosso e colore uguale a verde, come condizione della selezione, un pezzo non può essere sia rosso sia verde allo stesso momento. È chiaro? Cioè... Verso. Allora, se io qua c'ho pezzi, natural join con catalogo, e qua faccio una selezione colore uguale rosso e colore uguale verde, che mi viene fuori da sta cosa? Ragionateci, perché questo qua, questo è un errore classico che si fa all'esame. Io qua sto lavorando su un'unica copia di pezzi e catalogo, ho fatto un natural join tra pezzi e catalogo e poi ho selezionato per pezzi che hanno sia colore rosso che colore verde. È possibile questa cosa? Quello che viene fuori da sta cosa è il risultato vuoto, sempre. Quindi in questo caso la soluzione da fare era quella con l'intersezione. È chiara questa cosa, ragazzi? Ragionateci bene. Qui, come dicevo, la soluzione proposta è quella con l'intersezione tra insiemi. Questa qua invece non va bene. Trovare gli FD dei fornitori che forniscono tutti i pezzi.
Qualcuno si vuole avventurare nella soluzione? Questa è la soluzione, è facile. Come? Tutti i pezzi, perché? No, sto parlando del 5 però, fornire tutti i pezzi. Questo è il classico caso in cui va bene l'operatore di... Questa è proprio una divisione classica, cioè voi ci avete bisogno di fornitori che ci hanno tutti quanti i pezzi. Quindi prendete il catalogo e lo dividete per i pezzi, per i PID in realtà. Quindi vediamo un attimino la soluzione. Considerate che l'operatore di divisione è un operatore che in algebra relazionale è necessario, mentre in SQL vedremo che non è necessario, anzi molti DBMS non lo implementano nemmeno l'operatore di divisione. Nell'algebra relazionale invece è qualcosa di necessario. Quindi che abbiamo? Calcoliamo l'insieme IP e ID di tutti i pezzi, facciamo una proiezione sulla colonna PID della relazione pezzi e lo usiamo come divisore per la proiezione FID PID del catalogo. Ricordate che l'operazione di divisione elimina le colonne in comune, quindi nel risultato di questa cosa ci avete soltanto degli FID. Poi capire l'operatore di divisione utilizzando degli esempi pratici è più semplice, perché magari se uno guarda semplicemente la definizione non viene proprio naturale. Esercizio 6. Trovare gli FD dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi. Cosa cambia rispetto alla soluzione precedente? È sempre una divisione. L'unica cosa che dovete fare che cos'è? Come dice il vostro collega, selezionare le tuple di colore rosso. Quindi in questo caso, prima della proiezione su PID, abbiamo una selezione su colore uguale a rosso dalla relazione pezzi. Trovare gli FD dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi o verdi. Diciamo è un mix di quelle che abbiamo fatto prima. Prendetevi 2 minuti per provare a farlo. Allora, in realtà questa soluzione mi stupisce un po', perché in questo caso pezzi rossi o verdi è stato preso con in realtà che fornisce tutti i pezzi rossi e tutti i pezzi verdi fatti in questa maniera. Quindi no, così vi direi che questa soluzione qua è sbagliata. Colore uguale rosso, unione colore uguale verde, su pezzi, c'è la selezione, sui pezzi. Sì, vi confermo che questa soluzione qua calcola, trova i feed dei fornitori che forniscono tutti i pezzi rossi e tutti i pezzi verdi. Correggerò la slide, però considerate che questo è quello che calcolo. Anche perché tutti i pezzi rossi o tutti i pezzi verdi è una query abbastanza complicata. Nelle soluzioni che vedo a casa cambio questa qua e vi do anche la soluzione per pezzi rossi o pezzi verdi. Arrivati alle 2:15, quindi per oggi ci fermiamo qui, così avete il tempo di tornare, ci vediamo la prossima volta.